Cocaster una sega, quale Cocaster? Io non sono il Cocaster di nessuno, sono io la stella principale. Buonasera a tutti. Si Sì. comincia stasera Io un sono match io, di sì, come fuoco. stai? No, stasera volevo cominciare così, simpaticamente. Era veramente un game di fuoco, eh? Due grandi Sì, giocatori. non male come sfida. Uno dei E match sì. più corti d'Italia e un E più crossover. conosciuti d'Italia anche, soprattutto. Seguito da miliardi e miliardi di gamers. Cioè, come facevi a sentirmi se io avevo il microfono a casino? Diciamo Non nato. so, io ti sentivo, se ti rispondevo. Invece dall'altra parte abbiamo un ex pro gamer di StarCraft 1. Il Brood War, esattamente, il buon vecchio Shadow. Speriamo che possa tornare alla vecchia gloria. Noi tutti lo speriamo, poi dipenderà da lui, vediamo un po'. Una cosa è certa, che anche se non è a livello di Brood War, è sempre un avversario Eh sì. pericolosissimo, lui è veramente incredibile. Ok, ti lascio presentare A i te nostri l'onore, a giocatori. me? Sì, vai, Ok. vai. Allora, quindi nell'angolo in alto a destra come Protoss azzurro, quindi torniamo a ricordarvi vecchia gloria, tra i migliori in Italia di Brood War, Shadow. Invece nell'angolo in basso a sinistra, lo conoscete tutti, inutile ricordarvi chi è, ma lo facciamo giusto per rispetto nei suoi confronti, il vecchio re di ferro, Demiurge. Praise the sun! Per te, Miurge. Yes. Oh, subito il bellissimo pilone da parte di Shadow. Mentre Demiurge va a cercare di chiudere la rampa subito, onde evitare forse Classico. zeloti Sì, che un vanno bel subito a rascino. rompere le scatole all'inizio. E manda anche subito l'SCV a scoutare appena finisce il deposito. Vuole evitare qualche mangiamerdata da parte del Protoss, che noi tutti Esatto. sappiamo di cosa sono capaci i Protoss. Diciamo che Shadow cronobusta come un pazzo i suoi droni, i suoi sonde. E parte lo scout, mi sembra. Sì. Gas a 13 per Demiurge. Che apre anche il deposito, come se non ci fosse già abbastanza spazio. Intanto ecco, vediamo la bellissima sondina di Shadow che si avvicina, minacciosa. Vediamo, vede tutto. Vede il bellissimo gate e vede anche il doppio gas. Doppio gas di Shadow. E quindi questo cosa significa, oracoli? Potrebbero significare tante cose da Protoss. Questo è il problema dei Protoss. Potrebbe significare oracoli, potrebbe significare DT, così come potrebbe significare anche soltanto, anche se non mi sembra il caso. Il Mamma Core Expande, cioè non. Ma doppio gas mi sembra un po' strano. Vabbè che poi ne ha preso 2 e 2. Sì. Vediamo Ecco la qua probe la. ancora dentro, la Sì. probe di Shadow. Ma è arrivato il Marine. Ciao ciao probe. Oh, aspetta, forse riesce a salvarsi? No, no, non si salverà Non mai perché è credo. tutto chiuso qua. Il mio cioè non farà uscire nulla. E la sondina muore. Tanto giù la Espo per Shadow e arriva il Mamma Core. Parte il primo Reaper di Demiurge. Peccato che Demiurge ha fatto prima il Marine, perché fosse uscito il Reaper al posto di quel Marine, visto che il Mamma Core è uscito soltanto adesso, penso che l'abbia fatto fare un bel po' di Eh danni, eh. sì. Intanto non cronobusta la ricerca per i gate. Quindi evidentemente
non siamo in presenza di mangiammerdate, sì, almeno per ora, anche se questo pilone qui non so se è messo magari per, vabbè, come per scautare drop o per nascondere qualcosa. Intanto anche giù la Espo per Demiurge, fabbrica e bunker da giocata Terran. Sì, sì. Poi vabbè, officina dici, bellica. Dici che Demiurge ci sorprenderà con una giocata bio? Nah, impossibile. Ah, non può giocare di bio Demiurge, cioè non, no, assolutamente. Intanto ecco qua che arriva lo Stargate. Portale stellare. Sì. Vediamo che Demiurge è già ben difeso. La sua eBay addirittura sì, sta sì, già mettendo la prima torretta. Uno, uno, tanto uno classico per Demiurge. Robotic per Shadow. Quindi magari anche lui vuole un po' prevenire qualche Banshee, quindi subito roba. È possibile, sicuramente vorrà farsi qualche Obs, anche perché conoscendo Demiurge, il brutto di quando comincia ad essere famoso è questo. Sì. Arriva intanto la Medivac da parte di... Attenzione qui, guardate bellissimo, che bell'incontro. Guarda come si guardano amorevolmente. Vedi? E Shadow non riesce a capire. Attenzione! Adesso Shadow lo pega. Oh, due mine posizionate bene da Demiurge. LSCV cerca di scappare. Va all'altra Xel'Naga marassolina. Sì. Ormai innamorata dell'SCV. Tanto l'Oracle ha provato l'Arras, ma ha trovato un buon comitato d'accoglienza. Sì. Se si sposta un po' più giù e finita, la userà per scoutare sicuramente. Sì. Infatti, ecco, dopo la Medivac, attenzione, parte un drop da parte di Demiurge. Oddio, che poi per scoutare, alla fine la Oracle la puoi usare per scoutare, la puoi usare per Revelation, la puoi usare per tantissime cose, sì, per presagio, quindi intanto occhio, arriva il drop che non verrà scoutato fino all'arrivo a questi piloni. Attenzione, doppio bunker anche per Demiurge già in difesa. Non sta, vediamo qui Shadow. Sì. Ah, attenzione, però vediamo se ce la fa. Passa. Uia. Tre mine. No, quella mina, si è sotterrata l'ultima mina. Comunque sono 10 gli SCV, le sonde fatte fuori, eh. Attenzione, oh, bellissima è stata. Sì. Qualcosa è scoppiato. Ah, però vedi, allora col... Perché praticamente la mina, colpendo il Marine, aveva ucciso anche il suo Obs. Sì. E capito? Intanto 15... Quindi se non avesse avuto l'Oracle... Intanto 15 lavoratori uccisi da parte di Demiurge, 3 soltanto da parte di Shadow. Mi sottovaluti, lol. Attenzione, parte la risa. Oh, ma tutti questi Marine da parte di Demiurge, cosa è successo? No, vabbè, credo che all'inizio sia abbastanza normale. Ecco la seconda fabbrica che forse poi switcherà con la Rax. Sì. Tanto se c'è, forse Demiurge metterà giù la terza tra poco. I Marine fatti da Demiurge in questa partita normalmente li fa in 4-5 partite in ladder, quindi non spaventati. Stasera, una volta finita questa partita, recupererà e non farà più Marine per qualche partita. Tu la terza subito per sì. Shadow. I due Oracle rimangono là in vedetta per vedere quando uscirà. Attenzione qui il piloncino. Sì. Ha piazzato. Piloncino cattivo. Comunque per ora l'army composition, ecco, arrivano le prime Banshee e Viking. Sì. E si muove Demiurge. Qua attenzione perché cominciano ad esserci tre oracoli. Si parlava di Marine, secondo me questi tre oracoli da soli
Attenzione, questi marine attacco, potrebbero fargli un bel non male. Non si sono visti. Aia, quanto fanno male questi oracoli. Però finirà la ricerca? Sì. No, l'ha annullata. Come l'ha annullata? La ricerca no. Sì. Il demiurge l'ha annullata. L'avrebbe finita. No, non credo. Attenzione. Vediamo se farà partire un missile da ricerca da Raven o qualcosa del genere. No, due torrette. Intanto tutti i tanti sono andati giù, eh. Sì, ma sta facendo molti danni di mio Dio qua, che nega la terza. Sì, ha fatto fuori la terza. Ora deve stare attento a quegli oracoli. Non doveva perdere. Focussa gli oracoli dei miei orgi, bravissimo. Perde anche il Mothership Core, è veramente dura. E arriva il GG da parte di Shadow. Cioè, vabbè, io me l'aspettavo, perché comunque Demiurge è Demiurge, cioè non è un avversario da sottovalutare. Sì, ma mi ha sorpreso la giocata di Bio tra parentesi, che ha fatto con tutti quei marine e il push con i tank. Veramente bella giocata. Da uno che ci aspettiamo solo Mac, solo Carrarmattini. Beh, quindi GG a Demiurge. Ora aspettiamo che Shadow scelga la seconda mappa. E intanto invito anche Gabri nel gruppo e vado a vedere se c'è su TS, così lo possiamo invitare. Non c'è in TS, però lo possiamo. No, Gabri non c'è. Tanto vediamo la mappa che sceglierà Shadow. Risposta Abbo. Ok, inizia a cercare la mappa Abbo. Fa vedere. Ottimo. Direi quella col polpo. Quelle gold sciarate. Foster. Comunque si sta sempre facendo più. C'è questa cosa nei Doha che praticamente non c'è nessuno che chiama le mappe, a parte Demiurge forse davvero, con il suo nome. L'altra volta Sisur, quale mappa vuoi? Quella con il polpo in mezzo. Adesso Shadow, che mappa vuoi? Quella con le gold sciarate. Ma dannazione. Ah, un 2 contro 2, dai, go. Quindi io e Shadow contro tu e Gabri, go. Protoss, ok, aspetta, vediamo se Gabri mi ha risposto. Perché arriva il go da parte di Demiurge e arriva anche il go da parte di Shadow, eh? Quindi 3, 2, 1, go. Laboratori di Foxtrot, una delle mappe che odio di più. Yes.
Eh beh, come mappa particolare, perché comunque è grandicella, ma nonostante tutto non c'è moltissimo spazio per i drop e quant'altro, perché le basi sono proprio incollate agli angoli della mappa, a parte lo spazio laterale ad Ed ecco ogni spawn partiti. point. Vai, questa volta lascio a te le Ok. presentazioni. Allora, in alto a destra il nostro caro Protoss che abbiamo presentato e ripresentato prima, Shadow. Invece in basso a sinistra, il meccaro più forte d'Italia. Com'è il re di ferro? Com'è che si Il chiama? vecchio re di Il vecchio ferro. re di ferro. Colui che loda il sole, Demiurge. Attenzione perché subito scrive: ho bruttissime esperienze in questa mappa. Ho preso molti cancri qui. Quindi, evidentemente, la mappa che si sposa benissimo con con il macplay di Demiurge. Vediamo un po'. Tanto, stessa apertura per entrambi, credo. Sì, infatti Demiurge va a chiudersi subito, mentre Shadow pilone dietro i minerali. Tanta attenzione perché Demiurge dice: non so, sono cortese e mi becco auguri di morte, oppure sono frocio. Shadow giustamente gli risponde: la build è quella, perché Demiurge è famoso per la ormai proprio celeberrima build dei froci, del quale lui è portatore, inventore, no? Quindi attenzione. Lo sai la storia della build dei froci? Sì. L'avevo sentita, ma raccontala per i nostri spettatori. No, praticamente Demiurge è stato accusato di aver utilizzato la famosa build dei froci da un avversario, quindi ha detto: ah, ma tu usi la build dei froci, come a dire, sei una roba OP, e quindi non possiamo giocare bene, capito? E quindi, amen, da allora. Ecco, vedi? Ciao Ghost, Demiurge saluta, io non volevo dirlo. Saluta colui che lo accusa di aver inventato la build dei froci. Quindi a questo punto lo salutiamo. Ciao Ghost, ciao Clampunk. Clampunk sempre nei nostri cuori. Piccoli di Demiurge. Comunque questa volta possiamo vedere un gas solo per Shadow. Quindi attenzione. Demiurge vede che c'è un solo gas. Il grid Demiurge mi sembra identica a quella del game precedente, Sì. giusto? Reaper precedente? No. Sempre Reaper dopo il Marine. D'altra Quindi, parte, ah. build dei froci che vince non si cambia, no? Esatto. Hai ragione. Shadow per il vantaggio che spazio qui sulla Natural è molto molto Sì. ampio, e anche chiudersi con dei bunker per Un Demiurge bel sarebbe complicato. sì. Un bel blinkolin qua non sarebbe male. Sotto le rocce. E lasciami passare. Tanto ecco, scende anche il secondo gas non saturato da parte di Shadow. Forse è più un'esca per farlo vedere al Reaper di Demiurge. Ah Sì. no, ecco, ora lo satura. Speculare proprio perfettamente al game precedente. Comunque, build abbastanza standard da parte di entrambi i giocatori, no? Sì. Stavolta fabbrica robotica prima dello starport, mi sembra, a differenza del game precedente. Ecco, vedi il problema di questa mappa per Eternan è questo, che ora Demiurge ha messo qui il bunker giustamente per Sì, difendere la Expo. ma ci sono Ma tutti se gli spazi volessero gli liberi. Stalker potrebbero Sì. passare tranquillamente qui e salire in Natural. Ma anche sotto, dove ci Anche sono le sotto, rocce, basta. certo. Attenzione particolare la posizione della torretta di Sì, Demiurge. infatti, non mi è piaciuto molto, ma
avrà un Non so, suo forse per perché. coprire anche l'ingresso della rampa in caso di DT, forse. Sì, probabile. Diciamo L'unica che cosa che mi viene in mente è quella. Demiurge non fa mai le cose a caso, la sua posizione Sì, infatti. delle strutture è sempre studiata nel minimo dettaglio. Tanto vediamo di nuovo Banshee cloccate per Demiurge. Arriva l'Ops da parte di Shadow. Sembra una trigger troppo quella di Shadow, giusto? Sì, ma ha due Bait in basi. produzione, sì. Shadow leggermente avanti economia e un Protoss. Vabbè, nelle prime fasi del gioco è normale, Sì. avendo il Chrono Boost, ha preso anche prima la Espo. Tanto parte la prima Banshee da parte di Demiurge. Vediamo che DSI sono Attenzione! perfettamente pari. Laboratorio robotico per Shadow. Si vorrà preparare magari un push di colossi Sì. molto early. Anche se non lo so, sapendo che gioca di. O ha Non paura so, di un o vorrà altro. allinearlo di Stalker e Colossi. Ecco che arriva. Tanto bravo, Shadow. Dov'è finita Aimbot? Sta arrivando la. Questa Banshee morirà. Ciao ciao Banshee. Siamo già alla seconda in Sì. d'arrivo. Dicevamo, probabilmente i colossi, magari perché ha paura di un altro push come quello di prima, quindi per difendersi bene fare uno o due colossi. Perché Non so, guarda anche il numero di forse marine. sì. Attenzione, arriva anche il Raven, probabilmente avremo lo stesso tipo di push che abbiamo visto prima. Perché sono in arrivo anche i tank. In arrivo il Raven e scende la terza Shadow. Tutte queste probe. Probe cattive che non volevano minare. L'avevo neanche visto, figurati. Intanto, Allora, vediamo invece curioso. Demiurge. Resi? Sì, dimmi. Dimmi. No, dicevo che Demiurge ha messo giù anche la seconda fabbrica, quindi c'è build proprio perfettamente identica al game Sì. precedente. Fa Vediamo come si vedere. Sta uscendo il primo colosso. evolve. Sta uscendo il primo colosso. Dovrebbe oltarlo questa volta. Se è lo stesso push. Ce n'è anche Starport qui, con una Void. Anche per lui comunque build simile a quella di prima. Solo Stargate in ritardo per fare le void. Fa direttamente le void e colossi. E colossi adesso sta scendendo il primo colosso. Void probabilmente per contrastare l'air di Demiurge che gioca sempre abbastanza pesante di air, anche se Sì. E questi game. attenzione, si muove Shadow. Prova ad andare all'avanscoperta. Però è Sì, va a molta la roba scoutare con di. l'Obs. Tanto vediamo i depositi di Demiurge. Sì, naturalmente tutti messi benissimo in fila. Attenzione, Non è perché ecco si muove prende la anche sfumina. Demipot. Demiurge. Potenziamenti intanto 0-0 e 0-0, Attenzione entrambi. che. Non si sono ancora visti. Attenzione, Non si sono visti, incredibile. Sì. si vedono adesso. Piazza prima. Aia! Ah, il Tutti e tank due gli prima. Observer andati via. Ah no, ecco, ne ha uno nell'esercito. Vediamo se riuscirà a focussarlo. Sì, focussato l'Observer. Dov'ha Però focussato se non il. mettere Banshee in clock. Eccole. Ecco, cloccate le Banshee.
Oh, attenzione, il Elbat Heroic ha battuto Colossus. Come ha fatto a far fuori la bench? Aveva un altro server. Ok, sì. E attenzione. Bello scontro comunque, dove non c'è stato... Non c'è un vincitore. Sì, uno che ha primeggiato. Anche il PSI possiamo vedere leggermente in vantaggio Shadow ora, perché ha il warp immediato tra le unità. E altrimenti siamo lì come psi, eh. Dove vanno questi Elbat? Perché si nascondono? Si stanno nascondendo tutti da alto? Non so, forse Demiurge vuole nasconderli da qualche eventuale Ops. Non so. Tanto Shadow mette giù altri 14 gate. Sì, altri 5 gate. Tanto ha switchato immortali o sbaglio? No, non sbagli. Sì, tant'è che non ha ricercato neanche la lancia termica. Evidentemente vuole tirare un bel pacco a Demiurge, facendogli fare montagne di air e poi andando di immortali. Sì, probabilmente. Infatti Demiurge sta facendo Viking, come è giusto che sia, avendo visto i colossi. Probabilmente i colossi li aveva fatti solo per holdare il push pesante che gli ha fatto anche nell'altro game. Ma quanti sono? Tanto vediamo Demiurge che ricerca la corazza delle strutture Terran. Questo è un potenziamento che però non fa mai nessuno, ma che è utilissimo. Sta già costruendo la quarta, anche Shadow. E ora è Demiurge avanti con il Psi, eh? Sì. Ha recuperato e sta andando veramente forte. Sta producendo tanti. Vediamo le strutture di Demiurge. Vediamo se questa Infatti, quarta tre spazi forti. Vediamo se questa quarta la vuole usare per protezione. Vediamo cosa crea sopra. O se la sposta subito. Ah, la sposterà perché questa è già una planetary. Sì. E attenzione, arriva anche la quinta per Shadow. Shadow che va molto greedy. Attenzione, Shadow che costruisce un faro della flotta, eh. We non so se lo userà per i potenziamenti. Per i potenziamenti o se vorrà costruire. E sta facendo un altro qualcosa di pesantissimo. Sta facendo un altro Stargate, quindi probabilmente. Vorrà andare di Tempest, secondo me. Sarebbe Tempest. Utile per o anche di portastormo, di carrier. Però intanto vediamo tre void. Occhio, si muovono tutti e due contemporaneamente. Questo per farvi notare il loro map control. Io credo che se dovessero ingaggiare adesso, però sarebbe in evidente difficoltà Shadow, eh. Sì, assolutamente. Non so se può reggere, perché tutti quegli zeloti verrebbero sciolti dalle Elbat, che sono anche 2-2. Sì, ma non dovrebbe. Lui è 2-1. Secondo me sbaglia a salire là sopra. Diventerà un problema poi ingaggiare. Infatti, se arriva quel tanto a rispondere. Vediamo che c'è qui la mia observe. Ecco, qui invece è ottima la questione. Sì. Guarda come gli zeloti vengono tutti sciolti. E guarda le bench le fanno DPS. Attenzione perché è brutta situazione per Shadow. Assolutamente. Arrivano le void. Vediamo se le Viking tengono. Ah, quel Raven. Ah, ma ci serve il Raven. Non ha abbastanza energia il Raven per fare. E ora deve fare più danni possibile con le bench. Intanto attenzione perché Demiurge guarda la coda di produzione. So many Vikings e i crociatori. Il terrore di specie. Quindi vedremo portastormo contro incrociatori. Penso che sarà veramente un game interessante. Perde la natura. Brutta situazione, veramente brutta. Anche se ha perso 9 lavoratori in totale, non è che. Sì, ma. Tanto vediamo come le Elbat resistono
all'attacco delle Void, incredibile. Sono felice, Miurge oddio. è felice. Che bruttissima E persona. ora Shadow ha capito che Demi sta facendo incrociatori, perché Demi è felice solo quando fa incrociatori. E quando l'ho del sole, vogliamo ricordare. L'unica cosa che potrebbe salvare, cioè l'unica cosa, un punto a favore di Shadow potrebbero essere le Storm che ho visto ricercato, mentre Demi non ha Ghost per il momento. Però arrivano portastormo da parte di... Sì, e anche Tempest. Vediamo se Però... andrà subito all'attacco. PSI parla ancora Demiurge. Sì, anche Anche perché perché. se Demiurge credo che sappia bene che se fa passare troppo tempo, fa riprendere per bene il Protoss, poi potrebbe diventare un Sì. problema. Quindi Ma Demiurge ha già il credo che andrà a 3-3. pushare. Demiurge ha già il 3-3. Shadow all'1-0, agli scudi e basta. Anche per layer. E non sta cercando altri potenziamenti per No. Ha il 2 lei. all'attacco, ma... Ecco, arrivano due Tempest anche. Questo Quindi sarà un bel game. vedremo... Ricordiamo che questa è l'ultima sfida Sì. tra Demiurge e Shadow, perché in questo Attenzione, si campionato è muove. contemplato anche il pareggio, che potrebbe anche finire 1-1. Abbiamo No, tre poche mine, mine si anche. sotterrano. Ah, Storm, accidenti, Storm! buone Storm da parte di Demiurge. Sì, ma bravissimo anche Demiurge a Focusare. evitarle. Infatti, vediamo con le Adesso Vayne in invece intanto Yamato. Yamato che bussare fanno le malissimo. Tempest. Ma mi sa che... Questo è GG. Arrivano altri due incrociatori, eh sì. Tutti questi gate chiusi da parte di Satrap. E E allora Demiurge, GG da parte attenzione, di 2 Demiurge. a 0 Bella contro partita. Shadow. Veramente non male, Demiurge con i suoi bellissimi 91 Sì, a sorpresa. APM. Beh, allora noi ci rivediamo fra 5 minuti.